Ciao ragazzi, allora niente, oggi vi voglio parlare di una notizia che veramente mi ha lasciato scioccato a dir poco e quando l'ho letto e riguarda gli stipendi dei detenuti. E sì, perché praticamente sembrerebbe che da ottobre entra in vigore praticamente cioè è già entrata in vigore, infatti è già stata fatta una denuncia dal segretario generale del sindacato della polizia Donato Capece, il quale praticamente denuncia questa legge in quanto i detenuti che rientrano in un progetto di lavoro per il reinserimento nella società e via dicendo, oltre ad avere già uno stipendio, cosa succede? Che lo Stato italiano, siccome è buono, lo Stato italiano dà aiuti a tutti, no? E a un certo punto non guardiamo in faccia a nessuno, piuttosto ci sveniamo, diamo tutta. Cosa dà l'83% in più? E per questo cosa succede? Succede semplicemente che questi soggetti che ovviamente hanno commesso dei crimini, delle qualsiasi cosa hanno. Cosa succede? Che oltre avere un costo per noi, perché ci co costano circa 150 euro al giorno ogni singolo carcerato, cosa succede? Gli diamo pure uno stipendio pari quasi a quello di un poliziotto. Ditemi voi è una cosa, no, assurda, dire assurda, è una cosa impensabile, ecco. Se fate conto che se gli stipendi dei detenuti infatti sembrano aumentare, quelli dei poliziotti che lavorano nelle carceri sono fermi da 10 anni, ecco. Quindi non so, provate un attimo a pensare, infatti l'analisi fatta solo nelle carceri lombardi indigna, perché nelle 18 carceri lombarde ci sono 8.309 detenuti, fra loro 1.964, di cui circa metà stranieri e tra uomini e donne, praticamente, e lavorano come dipendenti all'amministrazione penitenziaria, ok? Dentro agli istituti di pena si occupano della cucina, delle pulizie, delle sezioni, ma anche di tenere in ordine le aree esterne e della manutenzione ordinaria degli edifici, mentre solo 701 detenuti, di cui circa 230 stranieri, lavorano per imprese cooperative esterne che hanno deciso di portare parte della loro produzione oltre le sbarre. Io dico solo una cosa. Questi esseri qua hanno commesso dei crimini, delle cose, stanno pagando con il carcere. Quello che non mi spiego è questo, cioè ben venga il fatto che magari vogliono lavorare per reinserirsi. Lodevole, per carità, il discorso, ma addirittura dargli dei soldi, questo proprio non me lo aspettavo, perché a un certo punto, sinceramente, oltre ad avere un costo già nostro, diciamo, come dicevo, mediamente un carcerato ci costa circa 150 euro. Questi addirittura adesso, se già prima prendevano intorno ai 500, perché è dal calcolo che hanno detto che vengono a prendere circa 1000 euro, quindi più o meno è quello il calcolo, che più o meno prima venivano a prendere sui 500, adesso verranno a prendere circa 1000 euro. Ecco, quindi
Ditemi voi, ecco, se questa, cioè io dico solo che qua veramente l'Italia non sta semplicemente difendendo diciamo, gli extracomunitari, che sono una percentuale molto alta nelle nostre carceri, e i detenuti. Ecco, e sta facendo di tutto per non abbassare quelli che sono i diritti agli italiani. E automaticamente anche alle forze dell'ordine, vi dicendo, perché le mette in una situazione che praticamente proprio non cioè, se addirittura uno qualsiasi ha uno stipendio quasi maggiore rispetto a un poliziotto, provate a pensare semplicemente, allora, perché ci continuano ad esserci tutti quanti quegli sbarchi? È molto semplice. Voi direte, ma perché sono tutti profughi? No, semplicemente è perché li vanno a prendere, perché hanno interesse, è molto semplice. E perché voi direte? Perché ogni profugo regolarmente con documenti, cosa dà secondo loro? Fa economia, perché ovviamente prendono i famosi 35 euro al giorno, che se voi moltiplicate viene circa sui 1000 euro. Sui 1000 euro. Quindi provate a pensare, noi ci stiamo riempiendo l'Italia di profughi che vagano così senza fare niente, e gli dobbiamo anche dare i soldi. Sì, perché vengono dalla comunità europea, ma nella comunità europea ci siamo anche noi, e quindi anche noi dobbiamo contribuire a questi esseri che praticamente non fanno niente dalla mattina alla sera. Ecco. Quindi, per concludere, perché veramente non ci sono altre parole se non solamente che sono schifato del governo italiano, e non crediate che se anche dovesse andare su, chiunque vada su, per un certo senso spererei che andasse su la Lega, perché così almeno forse, dico forse, farebbe un po' di pulizia, ma dubito fortemente, per un motivo molto semplice. Provate a pensare, ecco, che se per caso la Lega dovesse dire fuori dalle scatole a tutti quanti, ecco, cosa succederebbe? In 2 secondi arriverebbe subito una bella telefonata sapete da chi? Dal Vaticano. È molto semplice, ecco. Perché governo e Vaticano vanno d'amore d'accordo, sempre stato così. Quindi non crediate che la situazione cambia, a prescindere da chi va su, da chi va su. E quindi può essere che faranno un po' qualche cosina, ma più di tanto non penso, ecco. Quindi veramente sono schifato da tutto quanto questo andamento, e preparatevi, perché secondo me la situazione sarà sempre, sempre, ma sempre peggio sarà. Ecco. Con questo, che dire, mi dispiace, comunque vi saluto, perché veramente dire che mi viene da vomitare è poco, ecco. Ciao.